Arrivato il Natale, nel momento più critico della pandemia c'è la speranza che la situazione migliori. Il messaggio di Don Andrea Guglielmi, abate di Bassano, per questo Natale donate gesti di bontà e solidarietà. Anche a Natale il Covid influenza le nostre vite, comprese le festività natalizie, la gente chiede normalità. Ma che Natale sarà sulle tavole dei bassanesi? Di sicuro vince la tradizione. La leggenda del bue e l'asinello che scaldarono il bimbo Gesù arrivavano dalla Val Sugana. Il tempo passa e rischia di passare in secondo piano il futuro del Tempio Ossario di Bassano. 5.000 euro alle famiglie bisognose di Romano e quanto arriva al comune dall'Ama Festival. Strada dei presepi in Alta Padovana, da quegli artistici a quelli viventi, tradizione che ci riporta alla fede. Buonasera e un buon Natale a tutte e tutti voi. Beh, abbiamo voluto aprire il nostro telegiornale questa sera con queste immagini cariche di speranza. Stiamo attraversando, lo sapete benissimo, un periodo, forse il periodo più critico, più buio della pandemia, e allora davvero con queste immagini chissà che il messaggio, la speranza davvero delle persone, che si possa tornare alla normalità, ritornare ai tempi pre-Covid. E abbiamo voluto raccogliere anche il messaggio in questa giornata dedicata al Natale di Don Andrea Guglielmi, l'abate di Bassano del Grappa, che dice: c'è bisogno assolutamente di bontà, di gesti di bontà e solidarietà. Sentiamo. Don Andrea, qual è l'augurio per questo Natale? Non dobbiamo idealizzare troppo il Natale, ecco. A volte lo abbiamo patinato troppo il Natale, e non dimentichiamo che il Natale raccontato nei Vangeli è una luce, ma che viene a splendere proprio nelle tenebre. I pastori erano gente disprezzata, odiata, considerati impuri da tanti punti di vista, considerati ladri, considerati un problema sociale. Eppure è a loro che viene rivolto il primo Vangelo, la prima evangelizzazione fatta da parte dell'angelo. Ecco. Il quadro che sta dietro alle mie spalle, qui nel Duomo di Santa Maria in Colle, dice chiaramente questo, no? C'è un mondo avvolto di tenebre, ma lì viene ad attivarsi una luce portata dal bambino. Il Natale è questa sfida qua, è che un popolo che cammina nelle tenebre, dice il profeta Isaia, a un certo punto scopre una grande luce. E forse questa luce ce l'abbiamo dentro, ci è già stata trasmessa. E a volte basta riscoprire anche la concretezza estrema del Vangelo, come ha detto anche Papa Francesco, no? Abbiamo ogni giorno, quotidianamente, delle opportunità straordinarie di fare piccoli, significativi e concreti gesti di bontà, di solidarietà, di attenzione agli altri, no? Abbiamo delle concrete opportunità di uscire da noi stessi e di prenderci cura di qualcuno. È possibile che nelle tenebre la luce risplenda anche quest'anno? Io dico di sì. Dipenderà anche da noi. E allora auguriamocelo con le parole e auguriamocelo ancora di più con la vita e con le nostre scelte. Questo buon Natale 2021. E a proposito di auguri di Natale, siamo stati tra la gente per raccogliere gli auguri anche delle persone in un periodo, in questo periodo natalizio, soprattutto caratterizzato dall'aumento di contagi causa Covid, diffusione del Covid che continua a influenzare in maniera importante sia la nostra vita ma anche le nostre festività. Credo che sarà un Natale un po' diverso degli altri, ma io credo che quando hai la forza dentro di sé, tutto aiuta, né? Perché ogni anno sappiamo che tante persone
Buono, vero? Dobbiamo essere fiduciosi proprio, e auguro a tutti quanti un buon Natale, sereno Natale, che il Signore possa aiutare. Che sparisca tutto questo, disastro che c'è, che le persone tornino alla normalità, come è giusto che sia. Che finisca tutto e che stiamo tutti bene. Ecco, quello è l'unico augurio che mi faccio, ecco, e che faccio a tutti. Che diventiamo un po' più buoni, no? Anche. Che siamo un po' duretti ormai. In ogni modo, dai, speriamo bene. Che sia un 2022 in cui possiamo riunirci con i nostri cari, ecco, possiamo riuscire a ritrovare un po' la nostra libertà e un po' le cose che facevamo in epoca pre-Covid, ecco, questo è il mio augurio. Cioè, vivendo questi due anni così è un po' difficile augurare un qualcosa di bello, perché ormai speriamo che passi in fretta tutto il casino che ci sta capitando e... Che finisca questo benedetto Covid. Lo auguriamo a tutti quanti di uscire finalmente da questo buio terribile. Io auguro un buon Natale e serenità a tutti a questo punto. Non ci resta altro. E intanto sulle nostre tavole, tra cena della vigilia e pranzo del Natale, ha vinto sicuramente la tradizione. Che cosa non può mancare sulle tavole di questo Natale? La cordialità. Questo è un ingrediente sicuramente importante. Parlando di cibo, invece, un piatto che quest'anno, insomma, ci deve essere? A mio parere, perché ne abbiamo giusto parlato ieri a casa, il lesso quest'anno. Beh, il panettone o il pandoro, naturalmente, quello non deve mai mancare. Poi un po' di tutto, l'antipasto, la frutta secca, tutto quello che fa Natale, che fa gioia, devi mangiare, perché almeno quel giorno si mangia un po' di più. Beh, il panettone, il pandoro classico, insomma, la tradizione, quello che vuole. E sulle tavole di questo Natale che cosa non può mancare? Il panettone. Quello è di prassi. La crema di mascarpone da mettere col panettone e un bicchiere di buono spumante italiano. E quale piatto è irrinunciabile? È irrinunciabile il pasticcio della mamma. Sì, perché almeno a me fa Natale il pasticcio della mamma. Beh, si può dire che il pasticcio della mamma è buono tutti i giorni dell'anno, non solo a Natale. E intanto, parlando di cibo e di ristorazione, prosegue il nostro reportage nel mondo proprio della ristorazione locale durante questo periodo natalizio. Prosegue il nostro viaggio nel mondo della ristorazione locale durante il periodo natalizio. In centro storico, a Bassano, la realtà dei fatti racconta due verità diverse. C'è chi lamenta un forte calo e chi invece, soprattutto grazie alla clientela più giovane, fa segnare numeri incoraggianti. Qui in centro come stanno andando le cose fra disdette e conferme? Le disdette ci sono, visto il periodo, però abbiamo molte conferme. Le prenotazioni arrivano, sono tutti felici di poter finalmente fare un Natale a pranzo e a cena con gli amici e familiari, e comunque vediamo il centro che sta iniziando a riempirsi. Spostandoci dal centro storico, ecco che il delivery torna ad essere una soluzione di compromesso scelta da tanti clienti. Le cose rispetto agli altri anni non stanno andando benissimo, diciamo. Noi eravamo abituati a chiudere le prenotazioni di Natale verso i primi di ottobre, chiudevamo già le prenotazioni natalizie. Quest'anno abbiamo delle prenotazioni natalizie, però siamo intorno ai 40-50 coperti, con delle disdette anche che arrivano pian piano. È aumentato moltissimo quello che è l'asporto, quindi l'asporto è incrementato, e proprio perché la gente mangia più che altro a casa, più che al ristorante. E oltre a pranzi e cene, Natale è anche tempo di scambiarsi un regalo, un dono. Non faccio regali, non mi interessa. No, no, proprio vuoto, spirito vuoto quest'anno. Un regalo che abbiamo già fatto è il regalo più bello, è vedere i nostri bambini. Ho già pensato alle mie amiche, ho tre amiche meravigliose, alla mia famiglia, sì, ho già pensato a tutti.
E cosa prenderà, se può dire almeno un regalo? Ne dico uno solo, perché non voglio che le mie amiche magari vedano il programma. Alle mie nipoti hanno chiesto soldi, perché loro si comprano dei vestiti. La mia figlia mi ha chiesto un orologio. Ecco, e alle mie amiche non lo dico. Per i ragazzi magari qualcosa, però logicamente non che siano giocattoli, ma cose più che servono, e dopo dovranno arrangiarsi gli altri. E voi invece siete... Per fortuna che abbiamo due nipoti, giovani, 18, 15, 17 anni, e sono venuti a casa loro a farmi l'albero di Natale, perché non avevo neanche voglia di farlo. E adesso parliamo di una leggenda, la leggenda che vuole che il bue e l'asinello che scaldarono il bimbo Gesù arrivassero proprio dalla Val Sugana. E ci racconta questa storia l'esperto delle tradizioni venete, Roberto Frison. A proposito di presepe, leggenda vuole che il bue e l'asinello fossero della Val Sugana. Si tratta di un racconto recuperato dallo Scandellari e poi ripreso nel libro dei misteri della Val Sugana. Nato il bambino, il bue e l'asinello si avvicinarono ancor più a Gesù bambino, scaldandolo col profumo della fienagione della Val Sugana. Poi, come tutti ben sappiamo, re Erode diede ordine di uccidere tutti i bambini, quelli fino all'età di 2 anni. A Giuseppe apparve in sogno l'angelo, che lo pregò di scappare immediatamente. Il bue e l'asinello, che conoscevano la strada, accompagnarono la natività fino alla Val Sugana. Ma i soldati di Erode, secondo leggenda, riuscirono ad inseguirli fin quassù. E allora, arrivati nelle zone di Grigno e del lago di Caldonazzo, i due animali sviarono gli inseguitori, mentre Gesù, Giuseppe e Maria si nascosero accanto a un castagno enorme. Questo si aprì, accogliendo nel suo interno i tre e poi richiudendosi. Quando i soldati capirono di essere stati depistati, abbandonarono ogni velleità. Tranne l'ultimo, che scocciato scoccò una freccia proprio addosso al castagno dove si era rifugiata la famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù. Il dardo trafisse la corteccia e riuscì a pungere la manina di Gesù, sanguinando a sua volta. La goccia di sangue scivolò lungo la corteccia del castagno. Ed è da quella volta che le castagne di Grigno e della Val Sugana portano al loro interno la linea rossa. È la linea rossa del sangue di Gesù bambino, quello che a suo tempo venne scaldato dall'asinello e il bue della Val Sugana. La magia delle leggende, la magia delle storie poi raccontate in questo, tra l'altro in questa maniera, da un vero e proprio esperto delle tradizioni. Cambiamo completamente argomento, il tempo passa, passano anche le celebrazioni delle varie ricorrenze e rischia di passare in secondo piano il futuro del Tempio Ossario di Bassano. I centenari passano, le inaugurazioni vanno in archivio, le bandiere tornano nei cassetti. Ma il Tempio Ossario rimane con il suo carico di storia e di memoria. E rimane, assieme al monumento di Bassano, anche il timore che i portoni possano tornare a chiudersi, passato il clamore delle cerimonie. Il nostro Tempio Ossario sembra proprio non avere pace nemmeno a Natale. Io ringrazio Rete Veneta che riaccende come le luci natalizie l'attenzione, perché ricordo che se abbiamo avuto la riapertura in occasione, guarda caso, della presenza della seconda carica dello Stato a Bassano per l'inaugurazione del nostro Ponte degli Alpini, è perché Rete Veneta aveva dato voce ai tanti visitatori, turisti, io stessa ne sono stata testimone, che arrivavano al Tempio Ossario, volevano entrare per visitare, per dire una preghiera e trovavano chiuso. Il componente della giunta regionale chiede quindi chiarimenti a Onor Caduti e al Ministero per sapere che intenzioni abbia lo Stato per il futuro del Tempio Ossario. Ora è passato il centenario della Grande Guerra, è passato il centenario del Milite Ignoto. Io direi che siccome non è che fatti centenari smette la storia, anzi è il motivo per riaccendere le cose da fare.
La fine del 2021 diventa perciò un momento di impegni per l'anno che verrà. Ci dobbiamo impegnare, lo facciamo come impegno solenne in questo Natale. 2022 vogliamo che i lavori per il Tempio Ossario siano conclusi e le risorse siano certe. E sarà mia cura, come assessore regionale, ma come innamorata della patria, come patriota, di andare a sollecitare il Ministero. E dovremo esserci tutti, tutti i cittadini, tutti coloro che hanno a cuore il Tempio Ossario, in primis Rete Veneta. Noi ci siamo, naturalmente. Molti altri hanno già risposto al nostro appello per il Tempio Ossario e tanti ancora lo faranno. E voi, ci sarete? 5.000 euro per le famiglie bisognose di Romano De Zelino è quanto arriva al comune dall'Ama Festival. C'è stato un importante ritorno. Parte del ricavato, infatti, sarà donata all'interno del fondo di solidarietà che abbiamo creato per le famiglie che sono state affette dal Covid più di altre, e con questi quasi 5.000 euro che riceveremo andremo ad aiutare proprio i nostri concittadini. È un esempio di festival che, se ben organizzato e ben coordinato, dà la propria ricaduta sul territorio. Un risultato esplosivo, un Ama Festival da record che, in linea con la missione benefica dell'iniziativa, anche in questa edizione 2021 ha registrato numeri importanti per presenze, per qualità, per offerte raccolte a sostegno delle realtà più fragili. Nonostante le difficoltà del periodo causa pandemia, la garanzia della sicurezza è stata il primo obiettivo. Anche se era un rischio inizialmente organizzare un festival in questo periodo in cui tutti ci sconsigliavano di farlo, noi abbiamo rischiato, anche grazie alla collaborazione del Comune di Romano, le forze dell'ordine con la questura, abbiamo rispettato tutti i protocolli di sicurezza, abbiamo messo a disposizione dei nostri ospiti un'area tampone per chi non era vaccinato, controllo Green Pass, 3 varchi d'entrata e tutto è andato come speravamo andasse. E se in questo 2021 si è sfiorata quota 12.000 presenze a Villa Cacornaro per 6 serate, già si pensa al prossimo anno. Noi ci aspettiamo almeno 3-4 volte gli spettatori di quest'anno, chiaramente. Ci aspettiamo di poterlo fare serenamente e di farlo in sicurezza. E ci aspetteremo sicuramente molte persone anche dall'estero. La nostra è un'idea di creare un pacchetto turistico e di fare in modo che le persone che, oltre a quelle del territorio, quelle che vengono da distante, possano venire qui e, oltre a visitare il festival, di giorno visitare tutte le nostre bellezze. Quindi musica, territorialità, prodotti, turismo, cultura. Questo è il nostro obiettivo per il 2022. E adesso vediamo tutte le altre notizie dal resto del territorio. Cartigliano. Martedì prossimo alle 20.30 nel Salone Nobile di Villa Morosini Cappello si terrà l'evento Fantasie di Notte, che incontrano le magiche atmosfere del musical nel tempo di Natale. Bassano del Grappa. Domenica 26 dicembre dalle 15.30 sarà presente in centro storico un carretto delle fiabe accompagnato da un cantastorie e dal suo musicista. Enego. Lunedì 27 dicembre alle ore 14 nel sentiero panorama di Stoner avrà luogo una passeggiata all'aperto per i bambini con l'intrattenimento del raccontastorie. Pianezze. Organizzata dal gruppo Giovani di Pianezze, il 26 dicembre alle 16.30 nella sala polifunzionale comunale, la visione di un film natalizio a sorpresa. Asiago. Il 28 dicembre alle 14 all'Osservatorio Astronomico si giocherà una tombola premi a tema astronomico. Bassano. Mercoledì 29 dicembre alle 18.30 FIAB Bassano ospiterà nella propria sede la mostra personale di Ale Pop con 16 tavole di libera e creativa interpretazione del Ponte Palladiano. E sono davvero tanti presepi realizzati nell'Alta Padovana che appartengono alla strada dei presepi, da quegli artistici a quelli viventi, una tradizione che riporta alla fede delle nostre terre. Un Gesù bambino che nasce nelle contrade, nelle chiese, quello ricordato lungo le natività che nell'Alta Padovana fanno parte della strada dei presepi. Si svolge in forma vivente con figuranti sfilate a Campo San Martino e Codiverno di Vigonza, dove siamo arrivati alla 25esima edizione. A Cittadella sono i presepi delle scuole e di alcuni artigiani a essere esposti nella chiesa del Torresino. A Galliera Veneta la mostra Presepi in Parco è ospitata presso la Sala Nobili Cappello di Villa
famiglia imperiale. A Galzo, il presepe interamente realizzato a mano che riproduce scene di vita contadina è ospitato nella chiesa di San Martino. A Santa Giustina in Colle, da 35 anni, in contrada Ceccarello, a ridosso della ciclabile Ostilia, si può ammirare la rappresentazione della Natività. A Villa del Conte, infine, il presepe in animazione meccanica torna puntuale dal 1958 all'interno del centro parrocchiale. E a proposito di presepi, vediamo le natività che avete inviato alla nostra redazione. Con queste immagini delle vostre natività si chiude il nostro telegiornale. Da tutta Rete Veneta, ancora a tutti voi telespettatori e tutte voi telespettatrici, migliori auguri di un sereno Natale. Una buona serata.